papà, devo dirvi una cosa, è un libro che è stato edito 20 anni fa, ma questa è una riedizione, diciamo, per un aggiornamento appunto di quello che era edito appunto a quel tempo ed è scritto a quattro mani da Giovanni appunto e sua madre Paola, che è stata presidente tra l'altro di Agedo, se non erro, per molti anni. E quindi c'è anche dietro una storia di attivismo molto importante. Il libro parla appunto di coming out, ma soprattutto anche di accettazione, sia di se stessi, ma poi anche prospettandolo nella società, nella famiglia, negli amici e appunto anche magari nel lavoro. Io vorrei chiedere innanzitutto a Giovanni cos'è che gli ha dato lo spunto appunto per scrivere questo libro e come è nato? Allora, il libro è nato per pigrizia, perché io lavoravo nell'Arcigay di Milano, facevo accoglienza e mi ero accorto che le persone che venivano a chiedere aiuto all'Arcigay, dopo un po' di tempo ripetevano sempre lo stesso tipo di tematiche, di domande. E alcune erano le solite, ma una in particolare era nuova, era appunto quella del coming out con la famiglia. Un po' nuova per me perché la mia generazione usciva di casa molto prima e quindi il coming out era un problema che si poneva dopo che si era usciti dalla famiglia, quindi qualcosa che si faceva a distanza di sicurezza, se vogliamo. Invece la novità del riflusso era che i ragazzi rimanevano con la famiglia fino a 75 anni, come è in Italia, e quindi cominciavano ad avere una vita affettiva, una vita di relazione, la ragazza, il ragazzo dello stesso sesso che veniva a pranzo con la famiglia e si poneva un problema di parlare di questo argomento, sul quale mancava un'esperienza pregressa perché il movimento gay fino a quel punto non se l'era posta. Dopo che mi ero accorto che stavo ripetendo per la 173esima volta le stesse cose a persone diverse, mi sono detto adesso le metto tutte insieme e faccio una roba che gli posso dire: senti, leggiti questo, perché almeno adesso magari la sto un po' esagerando per riderci sopra, però dette in termini più seri, perché mi sono reso conto che tutta una serie di problematiche dell'individuo e che l'individuo viveva come problematiche sue personali, di un rapporto di me, Giuseppe Taldetali, con mia madre Antonietta Taldetali, erano in realtà le problematiche delle persone omosessuali nell'ambito di una famiglia come quella italiana che il discorso dell'omosessualità non aveva mai affrontato, specialmente perché siamo un paese che il coming out non lo fa, non lo faceva 25 anni fa, non lo fa oggi. E quindi è di fronte a un problema di ignoranza, che ormai questo sarà l'argomento successivo, Assolutamente. perché semplicemente le famiglie ignoravano cosa volesse dire l'omosessualità. E quindi è stato un tentativo di fornire Io lo prendo quindi come un'informazione. spunto, appunto è diciamo, un ignorare che cos'è l'omosessualità e tu questo libro l'hai strutturato proprio come una guida, un ABCD. Manuale. È veramente un Lo manuale. è. Vuoi dirci appunto di cosa tratta il libro nelle sue parti e quali credi che siano più importanti? E poi colgo anche l'occasione per chiederti quale di queste due parti, la prima parte del libro è dedicata appunto alla persona che deve fare coming out e la seconda parte che è scritta da tua madre è appunto più dedicata all'accettazione da parte del genitore in particolare, poi magari anche di un altro parente, di un amico, appunto del coming out. E secondo te, in 20 anni, quale di queste due parti ha subito nel tuo libro o anche nella società un cambiamento maggiore? Allora, il fatto che le parti siano due è voluto, tant'è vero che all'inizio le prime edizioni avevano due copertine. Da una parte c'era la parte per i genitori, poi la rovesciata, era scritta la rovescia e c'era la parte genitori e figli. E poi per molti anni sono andato in giro a presentarla assieme a mia madre, che adesso però ha 80 anni, mio padre ne ha 88 e quindi non è più in grado fisicamente di
correre in giro per l'Italia, però era anche significativo che fossero una madre e un figlio a parlare insieme dello stesso argomento, perché il messaggio che volevamo dare era di tipo esperienziale. Ci possiamo fare tante belle riflessioni politiche sul coming out, il rapporto con la famiglia, eccetera, però quello che manca in Italia è la presentazione dell'esperienza, sì, diciamo il personale e politico, però dopo quando arriviamo al personale la testimonianza. Qual è cambiata di più? Tutte e due, perché è cambiato il mondo per tutti. E in questa ultima edizione c'è una parte che ha scritto un ragazzo di 18 anni, Alex Grisafi, perché io quando ho scritto questo libro avevo 30 e qualcosa anni e con me venivano a parlare ragazzi di 25 anni. Quindi il mio ruolo era un po' quello del fratello maggiore che raccontava un'esperienza fatta qualche anno prima. Adesso ne ho 56 e dall'altra parte hanno cominciato a fare il coming out i 18enni, 17enni, 16enni, 15enni, 14enni, cosa che proprio non mi passava neanche per la mente quando abbiamo cominciato a fare queste cose. E quindi abbiamo chiesto ad Alex di parlare come persona che vive in quest'epoca di cosa voleva dire fare coming out. Esperienza, come aver conosciuto il primo ragazzo su Yahoo Answer. Perché quando ho scritto io il libro non c'era internet ancora, cioè non dico non c'erano le chat, ma non c'era WhatsApp soprattutto, queste diavolerie che oggi si usano, e quindi tutta una serie di problematiche che erano quella: sono l'unica lesbica al mondo, i collettivi lesbici di Roma ci hanno fatto un convegno che si intitolava "Sono l'unica lesbica al mondo, sono l'unico gay al mondo", perché ciascuno di noi come un cuculo nasceva in una famiglia che non era una famiglia omosessuale per definizione, magari con le famiglie arcobaleno adesso un 5% di quei bambini sarà un omosessuale di seconda generazione, però noi siamo tutti stati omosessuali di prima generazione e abbiamo dovuto cercarci, trovarci, soprattutto riconoscersi. Ora, in un contesto in cui la società ignora, è appunto ignorante, l'immagine della lesbica e dell'omosessuale era qualcosa di totalmente assente, ossia la lesbica era notoriamente quella che guida i tir, e l'omosessuale cioè la camionista. E l'omosessuale era Platinette o Vladimir Luxuria, perché se ci fate attenzione quello che passa in televisione è ancora quello, e quindi mancavano modelli di riferimento. Questo libro è stato scritto intorno al messaggio che è necessario educare i propri genitori, aiutarli a capire una realtà che noi tutti abbiamo avuto il nostro tempo per conoscere, ci abbiamo riflettuto su, ci abbiamo pensato su, chi di più, chi di meno, chi un anno, chi due anni, chi cinque anni. Dopodiché io la cosa che esecro in questo libro e che esecro da 30 anni è l'atteggiamento di quello che appunto: mamma, papà, devo dirvi una cosa, sono omosessuale, sono a cena con i miei amici, ciao. Ecco, questo non è un coming out, questa è una vigliaccata, perché secondo me è anche giusto che un genitore si ponga delle domande su che cosa significa, cosa implichi, salvo in quei casi, che sono molto più comuni di quanto si immagini, in cui mamma, papà, devo dire una cosa, sono omosessuale, sì, questo lo sapevo, a che ora torni stasera? Ed è un caso molto più comune di quanto si pensi, perché il caso della persona che è l'unica a non sapere che tutti sanno che è omosessuale è molto comune. Next. Sì, io ho una curiosità, nel senso, proprio rispetto a questo, mi è piaciuto molto la parte in cui nude e crude, molto, in maniera molto semplice, si sfatano alcuni dei miti e delle domande anche più assurde che si fanno sull'omosessualità. Cioè, dagli ormoni? Esatto. E dagli ormoni magari... per alcuni di noi possono essere anche, non so, scontate forse, però invece ho trovato molto molto utile averle messe proprio in un questo è quello che dicevo, la parte della pigrizia, le mettiamo no. Tutte insieme così. sì, ma neanche poi, perché insomma, ecco, a me mi hanno incuriosito parecchio, perché poi tuttora ci si trova a dover rispondere a ma l'omosessualità è contro natura. Il libro è stato aggiornato però. Non rispecchia la situazione di due anni fa, non di 25 anni fa. Comunque, esatto. Molte domande non sono cambiate. Non sono cambiate. Infatti, ecco, se poi anche, non so, vogliamo, non dico leggerle, però insomma, elencarle, perché è veramente
mi è piaciuto proprio come hai suggerito di rispondere a alcune di queste affermazioni. Davanti c'è un posto. Ora me le ero anche segnate, insomma, però è molto molto simpatico. Ma sei sicuro di essere omosessuale? Questo è il classico. E magari solo un periodo. Sì, magari una fase, specialmente se sei giovane te la fanno questa. Esatto. Vai. No. Allora, il contesto in cui viviamo si basa su quelli che chi vuole fare più il raffiné chiama discorsi o narrazioni, e noi che siamo più terra terra chiamiamo preconcetti, pregiudizi. Gli eterosessuali partono dal presupposto che l'eterosessualità è una norma, è un dato che non ha bisogno di spiegazioni. Eterosessuali, perché sei eterosessuale? Provate a chiedere in giro perché sei eterosessuale. Vedrete lo sbarramento di occhi di chi non si è mai posto questo problema. È come chiedergli perché hai due occhi anziché cinque, no? Ed è proprio l'esistenza dell'omosessualità che fa sì che ci possiamo porre la domanda del perché un eterosessuale. La risposta è semplicemente che la nostra società non lo sa, e tuttavia, ciò nonostante, ritiene di avere il diritto di chiedere a noi di giustificare la nostra presenza, la nostra esistenza. Perché sei omosessuale? E allora qui abbiamo avuto tante di quelle teorie nel corso dei secoli, l'inversione sessuale, la psicanalisi, adesso ci sono le sentinelle in piedi, le terapie riparative, se preghi Dio non ti fa essere più checca, se vai da Medjugorje come Luca di Tolve la Madonna ti appare e ti piacciono le donne, non lo so, vabbè. A me interessava far vedere, proprio dal fatto che le domande che ho elencato sono domande che tutti riconoscono, vedono, che le domande che ci vediamo fare non sono delle uscite particolarmente intelligenti delle persone che stanno intorno a noi, ma sono dei luoghi comuni della società in cui viviamo, che se vengono analizzati un pochettino ci si rende conto che non hanno una base, perché se dobbiamo spiegare da che cosa ha origine l'omosessualità, che è una domanda scientificamente legittima, dobbiamo però essere anche in grado di rispondere da che cosa ha origine l'eterosessualità. Allora, semplicemente per una questione di cortesia, io risponderò a questa domanda, però prima dimmi tu da che cosa ha origine l'eterosessualità. E di solito vengono fuori le cose più divertenti, ma io sono nato così, perché secondo te io non sono nato così. No, ma io sono nato così perché è la natura che è così, perché io invece sono un prodotto artificiale? No, volevo dire che a me mi ha fatto essere così Dio. Ah, allora se arriviamo a Dio, ok, abbiamo capito da che punto di vista stai ragionando, ma di quali degli dei sta parlando? Di Allah, di Gesù, di Buddha, la persona che abbiamo di fronte di solito ragiona per mezzo di stereotipi, frasi, a cui spesso non ha ragionato, su cui non ha ragionato. Pensiamo al concetto di contronatura. Il concetto di natura e contronatura è un concetto che, se prendiamo nell'ambito della filosofia, ha una storia lunghissima, nobile, quello che volete, però è un concetto che non è un concetto cristiano, è un concetto stoico, indica l'ordine delle cose come è stato organizzato dagli dèi, che poi i cristiani hanno fatto diventare un unico Dio, ma comunque ha un suo senso nell'ambito di un discorso teologico e teleologico delle cose, cioè ogni cosa ha uno scopo, la sessualità ha uno scopo perché gli dèi hanno voluto così, e questo mi va bene come discorso filosofico. Però stabilito che adesso degli dèi non possiamo più parlare di Afrodite, di Zeus, che cosa vuol dire questo discorso riferito a me e te? Agli animali? No, ferma un attimo. Primo, allora mi stai dicendo che dobbiamo prendere gli animali come esempio di comportamento sessuale, perché lì ci sono le cose più divertenti nel campo animale. E poi l'omosessualità tra gli animali esiste, quindi è un argomento bacato. Adesso non è che adesso vi devo raccontare tutto il libro, sennò non finiamo, non ci stiamo nel tempo che abbiamo a disposizione. Però il concetto fondamentale è: non bisogna prendere per buone le osservazioni che ci vengono fatte senza sottoporle alla critica, usando il nostro cervello, che Aristotele pensava che il cervello fosse un organo che serviva a raffreddare il sangue. Quando guardo la televisione penso che Aristotele avesse ragione, però non è detto che anche noi dobbiamo farlo.